un piccolo contributo video dedicato alle tradizioni del nostro paese e alla storia. Io ho deciso di occuparmi di un personaggio illustre di questo paese che è appunto Pietro Mantanelli, storico e pittore. La sua opera più importante è Notizie storiche e sacre e profane della terra di Sermoneta, pubblicata da Leone Caetani. Adesso vi porterò a via Pietro Mantanelli e vedremo uno scorcio del castello Caetani, detto dai Sermonetani la fortezza, e vedremo anche visivamente il legame tra quest'opera storica e la nobile famiglia Caetani. Come potete osservare dal segnale che indica il nome della via, Pietro Mantanelli è vissuto tra il 1710 e il 1787, anno della sua morte a Palestrina. In particolare, questa notizia è stata riferita a Leone Caetani, editore dell'opera del Mantanelli, dal professor Michelangelo Raimondi, che all'epoca della pubblicazione dell'opera del Mantanelli, agli inizi del Novecento, si stava occupando di un'altra opera storica dedicata a Sermoneta. Le notizie biografiche principali sono custodite all'interno degli archivi di Roma, Sermoneta e Terracina e facciamo riferimento soprattutto a un articolo pubblicato all'interno degli atti di un convegno del 1993 a cura della Fondazione Camillo Caetani. L'articolo è opera del professor Massimo Cattaneo dell'Università di Napoli Federico II. I contributi più recenti sul Mantanelli e sulla sua opera sono invece attribuibili all'architetto Anna Di Falco. Per le esigenze di questo video possiamo ricordare soltanto che Pietro Mantanelli fu esponente di una delle più illustri famiglie sermonetane del XVIII secolo e fu canonico della collegiata di Santa Maria, detta oggi Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, dove tra poco ci recheremo. La sua opera storica è spesso di parte, ma il Mantanelli ci offre notizie preziose riguardo alla storia di questo territorio e ci offre anche delle bellissime descrizioni del paese. In particolare una molto interessante è all'inizio della sua opera. Egli infatti scrive: «La terra di Sermoneta, già città famosa ed antichissima nel nostro Lazio, sorge sopra ad un colle dei celebri Monti Lepini, nel confine orientale delle Pontine Campagne, lungo la via papale o romana o consolare, e Sestina anche detta nei tempi antichi. È la sua distanza da Roma, 40 miglia, onde da questa parte viene ad essere il termine del suo distretto, giusto il corso della sua strada, se si riguarda per longitudine la felice Italia, nel mezzo appunto che è situata». Un'altra bella descrizione di Sermoneta ci è offerta proprio nella prefazione della prima edizione a stampa del manoscritto del Mantanelli, prefazione ad opera di Leone Caetani, XV duca di Sermoneta. Egli scrive: «Nei lunghi secoli in cui la via Appia, attraverso la palude pontina, era sommersa dalle acque, Sermoneta dominava la via angusta che lungo le falde dei Monti Lepini univa Velletri a Terracina, la via più breve tra Napoli e Roma. Dalla torre merlata del castello, la veduta sulle verdi ed ubertose campagne del piano pontino è una delle più incantevoli del nostro bel paese. Sermoneta, inerpicata sulle ripide falde del monte, ha conservato intatto il suo carattere antico di piccola città medievale, restaurata ed abbellita alla fine del 1500 e poi abbandonata a se stessa. Per lo storico, quindi, e per l'artista, per chi ama rovistare nelle memorie del passato e vedere ancora quasi intatto un angolo remoto dell'Italia antica e scomparsa, una visita a Sermoneta lascerà un grato ricordo che ampiamente compenserà le molestie non piccole del tedioso viaggio». Le vicende di pubblicazione di questo manoscritto del Mantanelli sono molto interessanti e riportate da Leone Caetani nella sua prefazione all'opera. Egli infatti pubblica il testo fra il 1909 e il 1911 e riferisce che sua madre, Ada Budel Wilbraham Caetani, aveva comprato il manoscritto 5 anni prima da un muratore del luogo che stava usando la pergamena del manoscritto per accendere il fuoco. Questo ha portato purtroppo alla perdita di parte del manoscritto. Un secondo manoscritto non citato da Leone Caetani nella sua prefazione sarà poi acquistato nel 1913 da Onorato Caetani, quindi il padre di Leone, dai Mantanelli di Palestrina. Questo recupero di notizie storiche legate a Sermoneta è l'ideale pendant del
restauro del castello Gaetani e del successivo recupero della città di Ninfa da parte di Gelasio Gaetani, fratello di Leone e ingegnere, che appunto si inserisce in un più rinnovato interesse della famiglia per le proprietà situate nel territorio pontino. Ci troviamo ora all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Sermoneta, detta anticamente Collegiata di Santa Maria, amministrata dallo stesso Pantanelli nel XVIII secolo. Questa chiesa è custode di beni inestimabili del patrimonio artistico sermonetano e non solo, e custodisce opere ben più note di quelle di cui vi parlerò ora. Ma all'interno del discorso dedicato a Pietro Pantanelli mi sembra giusto ricordare la sua attività di pittore oltre che di storico. Ci troviamo davanti alla terza cappella della navata di destra della Cattedrale di Santa Maria, dedicata a Santa Maria Maddalena, come si vede dalla pala d'altare. La santa è riconoscibile appunto dai lunghi capelli e dal contenitore di olio profumato ai suoi piedi. Ma quello che ci interessa in questa cappella è la testimonianza dell'arte pittorica del Pantanelli, che è appunto costituita dalle due tele all'interno degli ovali, che adesso vedremo. Questa prima tela del Pantanelli è dedicata a San Gaetano d'Atiene, che poggia devotamente il capo sul costato di Cristo risorto. Si può vedere anche la cornice lavorata a stucco del padre Francesco. La seconda tela del Pantanelli costruita all'interno di questa cappella ritrae San Vincenzo Ferreri nel tradizionale abito domenicano, quindi il saio bianco e il mantello nero. L'iconografia tradizionale del santo è qui rispettata. Infatti, troviamo la mano destra rivolta verso l'alto, come segno di predicazione o comunque a indicare le verità della fede e il cielo, le ali, perché la predicazione del santo riguardava soprattutto il giudizio finale, l'Apocalisse, e appunto nella mano sinistra troviamo una citazione di Apocalisse 14,7, che recita appunto Timete Deum et date illi honorem quia venit ora iudici eius, che significa temete Dio e dategli onore, poiché è giunta l'ora del suo giudizio. L'angelo alle spalle del santo conferma ulteriormente questa iconografia tradizionale. Pantanelli stesso ci descrive il suo lavoro all'interno della Cappella di Santa Maria Maddalena. Francesco, mio padre, avendola fatta adornare di buon altare, di stucchi e di due grandi ovali nelle sue laterali facciate, vi furono accomodati due quadri da me in tela a questo fine dipinti, in un dei quali vi feci San Gaetano, che bacia il sacrosanto costato di Cristo, nell'altro San Vincenzo Ferreri con un angelo. Il Pantanelli riferisce di altri lavori all'interno di Santa Maria che riguardano la cappella di San Bartolomeo, quindi nella navata sinistra della chiesa. Così scrive il nostro storico: Francesco, mio genitore, ha fatto adornare di stucchi un'antica immagine di Maria e Gesù nel pilastro sinistro dell'arco e per averla il tempo deformata e guasta, io ne rifeci un'altra olio, venerata con molta devozione. E il quadro nell'altare è anche opera di mia invenzione. La pala d'altare appunto ritrae San Bartolomeo, da cui il nome della cappella.